dal Benga, i cavalli che sono prossimi al via, 1600 metri, il clou del pomeriggio, partiti. Non brillantissimo Clever Band dall'esterno, prova finalmente Biondi, ha fatto partenza, l'ha accettata anche Irish Blue con all'esterno la grigia che è Happy Tailey, poi Clever Band che rimane acquattato per linee interne lasciando in coda ma a contatto Bisese, così 5 concorrenti sulla prima piegata, finalmente Biondi ha vinto la resistenza degli avversari e si è portato lui a condurre nelle mani di Ivan Rossi con Irish Blue che lo pedina in seconda posizione all'esterno avendo all'interno Clever Band, di fuori la grigia Happy Tailey che oggi non corre davanti ma corre a tiro dei primi lasciando in coda a contatto l'attendista Bisese, così ad un giro dalla conclusione finalmente ha sempre mezza di vantaggio su Irish Blue che ha all'interno invece la sagoma di Clever Band in scia la grigia che Happy Tailey, avendo a sua volta in schiena Bisese, così i cavalli al completamento anche della piegata di destra, la curva del caffè con finalmente che ha sempre mezza di vantaggio su Irish Blue che inizia ad accompagnarlo in maniera più graduale, un po' più incisiva, avendo sempre in schiena Happy Tailey, poi Clever Band che però deve svincolarsi ora dalla corda, avendo appunto la destra praticamente non libera visto che è occupata da Happy Tailey, ora prova Clever Band a prendere la scia di Irish Blue che intanto è passato in vantaggio, deve fare i conti però all'esterno con Happy Tailey, poi Bisese che prova a recuperare, Clever Band che prova a unirsi alla lotta con Irish Blue che è attaccato in maniera consistente da Happy Tailey, Happy Tailey la grigia che è passata, all'esterno però c'è Clever Band, lo scatto di Clever Band, è scelto dal palo, Walter Gambarota che è passato in largo vantaggio, Clever Band su questa pista, direi che è uno dei massimi specialisti del tracciato e della sabbia, Clever Band con 68 kg in sella, non ha rivali, Clever Band che vince. Il replay, andiamo a vedere il replay, Clever Band demolisce la resistenza degli avversari, non può nulla, la ottima Happy Tailey che è seconda e per la terza finisce bene, Bisese all'epilogo.